Il nuovo anno si è aperto in Italia con una importante novità. Dal 1 gennaio 2018 sono stati messi al bando i sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri utilizzati per imbustare frutta e verdura, carne, pesce e affettati. Al loro posto ci sono le shopper biodegradabili e compostabili, ma sono a pagamento. Un dettaglio che ha subito scatenato una polemica. Infatti, se da una parte c'è chi la definisce una innovazione per la lotta all'inquinamento da plastica, dall'altra c'è chi la definisce l'ennesima stangata a discapito dei consumatori. Truffa dello Stato ancora, tanto truffano sempre noi e loro poi se li ficcano in tasca. E meno male che ora ci sono le elezioni. Io già qui, no, ho già qui stato, qui ho già speso un capitale per i sacchetti. Ma bisogna fare la rivoluzione in Italia. Dovranno essere pagati. Lo so, da ieri insomma, l'ho già pagato. Ha pensato anche a qualche metodo alternativo di portare qualche sacchetto biodegradabile da casa o comunque li acquisterà nel supermercato? Per forza. Sì. E rimane più comodo, insomma. E spendiamo di più. Che non è giusto da una parte. Ma no, spero che non ci facciano pagare anche i guanti. Dice, visto che ci siamo ormai anche ci quelli. Ci siamo, è meglio che ci fanno pagare tutto. No, non è giusto. Ma penso che sia, insomma, un prezzo giusto, ecco. Non penso sia una cosa così drammatica, ecco, per così poco, per l'ambiente si può fare, ecco. E di questi 2 centesimi in più, poi ovviamente a discrezione dell'esercente, cosa ne pensi? È una cosa, tanto è obbligata, siamo obbligati a farlo, purtroppo. Ma da un lato è ottimo, perché per l'ambiente. Dall'altro è una spesa in più, anche se piccola è una spesa in più. Il Ministero della Salute ha espressamente vietato il riuso dei sacchetti perché c'è il rischio di eventuali contaminazioni. Però non si è detto contrario al fatto che il cittadino possa portarli da casa a patto che siano monouso e idonei per gli alimenti. Dunque saranno i titolari degli esercizi commerciali a dover verificare l'idoneità delle buste introdotte dalla clientela. Se mi dovessi presentare alla cassa, ad esempio con un casco di banane senza averlo inserito nell'apposita busta, che cosa succede? Noi dobbiamo mettere dentro la bustina, è nostro obbligo. Insomma, farlo pagare per forza al cliente? Per forza al cliente, sì. Questo prezzo risulterà poi sullo scontrino? Sì, risulterà nello scontrino di 2 centesimi. Mi diceva che c'è un pro e un contro. Sì, qua. C'è un pro e un contro, perché sì. Il centesimo si guarda, l'ecologia è un'altra cosa, ossia tutti i sacchetti buttati a mare che si formano le isole di plastica, non ne tiene conto nessuno. Che mare, dice lei, il insomma. Il pesce che lo mangia i sacchetti, non lo tiene conto nessuno. Tanto questi sacchetti prima li pagavano loro, li pagavamo noi. E adesso li ripaghiamo noi, non cambia niente, anzi siamo di guadagno con questi qui. Quindi le dice tutta prevenzione? Sì, tutta prevenzione, sì, tutto bla 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 bla, non è vero, non è il centesimo, no, bisogna guardare, oltre.